Italiani, benvenuti in questo nuovo video di Aaron Nerd 96. Come sempre vi invito a iscrivervi qui sul mio canale YouTube, sul mio canale TikTok. Veniamo al dunque, perché ero uscito e stavo con il mio amico a mangiare una pizza. Naturalmente, solite raccomandazioni che vi ho detto prima, rumors su Spider-Man, avete il video già caricato su YouTube. Mentre faccio un video, cosa fanno? Fanno uscire delle foto relazione a praticamente i Thunderbolts, questo film che dovrà uscire l'anno prossimo e che al D23 sono stati trapelati a coloro che erano in sala in un piccolo trailer e delle foto dove già in passato avevamo visto le foto di Yelena Belova con il costume che andava ad interpretare la nuova vedova nera che avevamo visto in Black Widow. Devo dire che queste foto secondo me sono molto interessanti, però partiamo dal principio. Thunderbolts cos'è? Thunderbolts sarebbe un film tipo alla Dark Avengers, dove sono convinto che in Thunderbolts c'è un asterisco, e l'asterisco, come ha detto il buon Kevin Feige, non c'è dato sapere il significato. Io sono convinto che alla fine loro non si chiameranno più Thunderbolts, ma Dark Avengers. E di questi Dark Avengers chi fanno parte? Scusatemi, Yelena Belova, US Agent, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e diciamo e Ghost, naturalmente tutti i personaggi che abbiamo visto in diversi film del Marvel Cinematic Universe, da Black Widow a Capitan America e Bucky Barnes, abbiamo il Soldato d'Inverno, abbiamo visto tra Black Widow, Capitan America, The Winter Soldier, Ant-Man, Black Widow, insomma, e delle serie che sono uscite. E diciamo da queste foto abbiamo il primo costume, diciamo che non si vede bene il costume, ma si ha la prima S del nostro Sentry. Sentry che sarebbe il villain della pellicola e che un altro villain che io mi sono, diciamo, da ciò che abbiamo visto, perché se voi riguardate The Falcon e The Winter Soldier, alla fine della serie veniva non solo presentato il Power Broker, ma anche Valentin de la Fuente, che va a reclutare prima US Agents e poi dopo nei titoli di coda di Black Widow va a reclutare la nostra Yelena. E quindi i rumors che tanti secondo me non si aspettavano e che secondo me si rivelerà vero, che questi anti-eroi sono stati, nella foto si vede proprio chiaro e tondo che alle loro spalle c'è l'Avengers Tower. L'Avengers Tower che già, se vi ricordate, era stata venduta in Spider-Man Homecoming da Tony Stark a un presunto, diciamo, compratore. Tutti quanti, e lo stesso io, pensavo che la torre fosse andata a Kingpin, ma da quando sembra Valentina La Fontaine l'ha acquistata, e sono molto contento di questa cosa perché è un rumor, se una teoria che già vi dissi anni addietro, quando uscì la serie The Falcon and Winter Soldier. Naturalmente non vi dico andare a recuperare la recensione della serie, però io ve lo dissi che Valentina La Fontaine sarebbe stata molto importante non solo per reclutare questi praticamente Dark Avengers, come le volete chiamare voi, perché fumettisticamente così vengono chiamati, solo che qui è stato modificato il nome, e quindi sono molto curioso. È un film che sostanzialmente sulla carta non mi dà hype, non mi dà interesse, perché fondamentalmente non sono dei supereroi, ma sono solo dei soldati che vengono reclutati per, diciamo, fare i compiti che facevano un tempo gli Avengers, e sono una squadra che viene appunto assunta nei fumetti per andare a fermare i criminali, non le minacce globali, quelle ci pensano gli Avengers, ma appunto le minacce un poco più piccoline. E quindi devo dire che tra tutti i personaggi che si vedono in queste foto, sinceramente quello che più sono curioso è quello là di Black Widow, perché abbiamo rimasto Black Widow che Red Guardian aveva salvato l'ex vedova nera. E tra l'altro, piccolo collegamento a Capitan America The Brave New World, sembrerebbe che anche lì ci sarebbe un'ex vedova nera chiamata Sabri, e quindi qui secondo me tutto torna. Naturalmente è un film, vi ripeto, che sulla carta non mi dice niente. Non ho curiosità di vederlo perché fondamentalmente sono dei personaggi che non so come potrebbero funzionare nell'MCU, però per quanto mi riguarda sono comunque personaggi che nelle loro serie, come personaggi
I secondari, secondo me, hanno funzionato più loro nei loro film che i principali, diciamo, protagonisti. Forse tra i quattro film che devono uscire l'anno prossimo, questo è quello là che non ho hype, non ho proprio hype, per il fatto che sono, normali soldati che vengono reclutati, non hanno superpotere, forse Red Guardian sì, perché sarebbe una sorta di Capitano America però russo. E naturalmente, come ci viene detto anche nel film di Black Widow, che sarebbe anche tra l'altro il padre di appunto Natasha Romanoff e appunto Yelena Belova, ma non mi dice niente questo film, non mi dice niente perché fondamentalmente sono dei soldati che appunto devono compiere delle missioni che sinceramente a me non fanno né esaltare della gioia di vederli sul grande schermo e né appunto vederli casomai in un contesto del Marvel Cinematic Universe. Devo dire che sono molto curioso di vedere dove le andranno a posizionare, perché il film secondo me non penso che li vedremo in Secret Wars, perché in Secret Wars secondo me non appariranno proprio tutti quanti, massimo penso che apparirà il soldato d'inverno, apparirà forse Elena Benova, ma non penso che tutti quanti ritorneranno, anche perché tutto sommato ci sono alcuni di loro che non mi suscitano proprio curiosità. Tipo ad esempio, se voi prendete Ghost, che sarebbe il primo personaggio in Ant-Man che poi si è scoperto non essere morto, a me quel personaggio era sulla carta, poteva essere interessante, ma per lo sviluppo è stato veramente un personaggio sciarbo, un personaggio che non mi diceva niente. E quindi sono molto curioso come andranno ad apparare, e sono anche molto curioso in questo caso di vedere il primo trailer, perché vi ripeto, al D23, per chi era in sala, diciamo, è stato mostrato un primo sguardo anche ai costumi che sono saluti sul palco. Purtroppo le foto, vi ripeto, sono trapelate, non si vedono bene perché sono sfocate, però si intravede qualcosa, si intravede nei nuovi costumi, si intravede il braccio di soldato d'inverno Bucky Barnes, si vede la S di Sentry, si intravede Yelena Belova che ricorda il look di Vedova Nera con i capelli rasati, diciamo, biondi, con il costume classico che avete visto in Black Widow. Devo dire che ho un briciolo piccolo piccolo di curiosità per questo film, perché secondo me è un film che potrebbe andare come quei film di tappabuchi, come è successo con Ant-Man, come è successo con, non so, quei prodotti minori che sono stati, diciamo, da collante tra le fasi. E di questi prodotti vi posso garantire che durante l'MCU ne abbiamo avuti parecchi, ne abbiamo avuto veramente parecchi, però questo qui, sinceramente, sulla carta a me mi mette curiosità perché anche l'asterisco, che non ci è dato sapere cosa significa, anche se in un certo senso i Dark Avengers sarebbe molto 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 senso chiamarli così nel finale della pellicola, però mi auguro che anche qui, specialmente Sentry, venga secondo me omaggiato per il grande personaggio che fumettistamente è, perché sostanzialmente lui, diciamo, è il personaggio che più mi interessa. Gli altri sì, mi piacerebbe vederli insieme, sono curioso di vedere come collaborano fra di loro e quali sono i motivi che diventano anti-eroi, perché i motivi di tipo un US agent li possiamo anche capire se avete visto la serie, ma di tipo un Ghost, un personaggio che ormai non faceva più parte dell'MCU, vi sto parlando che Ant-Man è uscito, ma un film uscito tantissimo tempo fa, intorno agli anni 2000, cioè non capisco perché riproporcelo. O anche lo stesso, sì, Bucky Barnes, sì, Soldato d'Inverno è un personaggio che ha avuto a che fare con Capitan America, ha avuto a che fare con Sam Wilson, però anche lì è un personaggio che mi è stato sempre antipatico, specialmente in Capitan America The Winter Soldier e anche un po' in The Falcon e The Winter Soldier, perché secondo me in The Falcon e The Winter Soldier la cosa che hanno sbagliato, che gli hanno dato troppa importanza, avrei preferito che gli davano più importanza appunto a Sam Wilson come nuovo Capitan America. Naturalmente, vi ripeto, il film uscirà dopo Capitan America Brave New Order, chissà se Capitan America e Thunderbolts hanno qualcosa in comune, se in qualche modo anche loro stanno andando verso la Secret Wars, anche se Thunderbolts, vi ripeto, non è quel film che io metterei, quei personaggi, io sinceramente non li metterei in Secret Wars, vi dico la sincera verità, perché sono personaggi che li vorrei vedere, ma non mi dicono niente, non mi suscitano interesse, non sono emozionato, anche le foto sì, le ho viste, ma
nemmeno fatto né caldo e né freddo, quindi perciò vi dico che sinceramente non nutro interesse particolarmente, però naturalmente il film lo avremo l'anno prossimo e vedremo cosa la Marvel potrà fare. Naturalmente mi hanno fatto anche qui dei reshoot, quindi può darsi che hanno aggiustato su alcune cose, le cose non andavano bene. Però vi ripeto, comunque per onor di cronaca dovrò vedere il film, vedremo cosa combineranno e pensate che di questi personaggi non ho nulla in collezione, vi dico la sincera verità, perché sono personaggi secondari, forse se comprerò qualcosa di Red Guardian se mi piace il costume, ma del resto gli altri sinceramente non mi dicono nulla, sono personaggi secondo me secondari che l'avrei mai messi in un contesto tipo come Dark Avengers, vi devo dire la sincera verità, perché a me piace sempre essere sincero, cioè avrei preferito tantissimi altri personaggi nuovi, ma non personaggi resumati, personaggi che ormai sono stati dimenticati, perché fidatemi e ditemi chi si ricorda di Ghost, personaggio che avete visto niente di meno nel primo Ant-Man, ma anche in Ant-Man e The Wasp, ma nel primo Ant-Man, quindi per dirvi veramente la caratura di questi personaggi che sono personaggini. Naturalmente fatemi sapere se anche voi dopo queste foto che sono uscite siete curiosi, se avete curiosità di vedere i Thunderbolts, se naturalmente siete curiosi di quale personaggio siete più curiosi di vederlo in scena, in sceneggiatura, e niente, fatemi sapere se anche voi avete curiosità per questo The Thunderbolts. Io sinceramente no, e voi fatemi sapere. Ciao ragazzi, alla prossima.